Bella. Salutiamo quindi Lella Ravasi. Lella Ravasi è un'analista junghiana, vive e lavora a Milano, ma è anche autrice di numerose pubblicazioni con un'attenzione sempre molto puntuale, molto anche attenta e fine sulla situazione delle donne che ha anche accostato in situazioni estreme come nella realtà carceraria e di molti altri libri. Come sempre, il titolo della sua relazione è un titolo poetico perché c'è molta liricità in Lella Ravasi ed è da un verso di Rilke, Dagli una solitudine di stella. Io vi ringrazio, cercherò di essere concisa il più possibile, però non rinuncio al mio stile, che è quello di mescolarmi con la poesia. E sono stata molto felice stamattina, soprattutto, vabbè, per tutti gli interventi molto importanti, molto significativi, ma soprattutto dell'intervento di Crivelli con cui mi sono trovata mano a mano, che lui parlava in una particolare sintonia con quello a cui ho riflettuto io. Cerco, se per caso vado oltre i 18 minuti. Bene. Allora, concedigli una notte. Concepisca ciò che mai si introdusse nell'abisso. Una notte concedi. Le cose tutte in fiore, falle più profumate del lillà, e dagli tempo a lunga gestazione, fallo più ampio in vesti che crescono. Dagli una solitudine di stella. Fa che sappia l'infanzia un'altra volta, l'inconscio come il meraviglioso. E il ciclo di leggende oscuro e immenso dei suoi presaghi anni giovanili. Quando Domenico Nano, nell'invitarmi al convegno sulla solitudine, mi ha detto il tema e mi ha detto che titolo puoi dare, la mia risposta immediata e automatica è stato il verso di Rainer, ma immediata. Dagli una solitudine di stella. E quindi cercherò di raccontarvi qualcosa che mi si è snodato dentro a partire da questa immediatezza e da questi versi, dal libro d'ore di Rilke. Ci sono poesie che raccontano un sogno e sogni che raccontano una poesia. Io vorrei rimescolare i mondi e portare sulla traccia di entrambi. E quindi racconterò alcuni sogni tra i più significativi che mi è capitato di incontrare nel mio lavoro di analista sulle stelle, sul cielo stellato, e le domande che mi hanno posto questi sogni e queste poesie. Seguendo il senso della lettura dei sogni, per Freud, come sappiamo, via regia all'inconscio, per Jung porta occulta dell'anima. Ecco, ma anche al di là di questi che sono gli ultimi arrivati a parlare dei sogni, il percorso misterioso, residui diurni, preziosità, patacche, mille ipotesi sull'ignoto, a partire da Artemidoro, ai druidi, alle neuroscienze, ma anche alla smorfia napoletana, agli sciamani, tutto compare e scompare. Dai tempi di Giuseppe il Faraone, il film della notte è di ciascuno di noi, che si ricordi o no. C'è una certa autonomia di quello che chiamiamo inconscio che viaggia per il mondo notturno e diurno. E a volte ne afferriamo un brandello. Ma che cosa mi apre la solitudine di stella di Rilke? C'è un'immagine a cui torno. Avevo pensato di non dirvela prima, proprio non appesantire, però invece ve la racconto.
Ero talmente piccola che sembra impossibile il ricordo. Eppure, bambina di pochi mesi, tra le braccia, protetta tra le braccia di mia mamma e di mio papà, sotto un grande albero del parco della città dove vivevamo, una notte di guerra in cui i miei genitori erano scappati per rifugiarsi nel folto del bosco, io ho nella mente, nel ricordo di cuore, le loro braccia, i rami di un grande albero che ci copriva e tra i rami un buco ampio nella chioma dell'albero, forse una quercia, un grande cielo stellato sopra di noi. Non è un ricordo indotto, nessuno me ne ha mai parlato, è comparso a un certo punto della mia analisi e ho chiesto conferma a mia madre. Era andata proprio così. Ricordavo la giacca di mio padre, la stoffa della sua giacca, le mani di mia madre su di me e il cielo pieno di stelle. Oltre il silenzio e oltre la memoria implicita. Il primo ricordo, la mia prima memoria, prima che esista la memoria, quando ne sappiamo, c'era ed era lì. Quindi le stelle mi hanno guidato e hanno protetto quella solitudine di stella che guida ora i passi. Tutto un fiorire di suggestioni, immagini, l'amor che muove il sole e le altre stelle di Dante. E per mescolare Dante con oggi le emozioni raccolte nella poesia di una giovane che ha vinto un premio letterario quest'estate, una ragazza molto giovane, che si chiama Azzurra d'Agostino e ha pubblicato un piccolo libro che si chiama Canti di un luogo abbandonato. Nel profondo del bosco, come dentro a un cuore, solo il rumore di quello che il sole e le altre stelle muove, la neve che si scioglie, il suono dei ghiacci a marzo, lo sfarzo dell'intera primavera in ciò che non si vede, germoglia l'invisibile in tutto ciò che cede. C'è un sogno di una mia paziente molto amata, molti anni fa, molti anni fa, ma pochi mesi dopo la nascita della sua bambina, e questo sogno mi porta sul luogo dove fioriscono le immagini proprio perché germoglia l'invisibile in tutto ciò che cede. Questo è il sogno. Ero in una chiesa molto grande, non aveva il tetto e si vedeva un cielo stellato bellissimo. Parlavo con qualcuno. C'era anche il figlio di Giorgio, il mio primo amore, che guardavo dicendo come non mi piacesse. Parlavo con sua moglie. A un certo punto compaiono delle lucciole. Il primo amore non ha più il fascino del paradiso perduto, è una realtà sullo sfondo, ma ciò che rimane luminoso, forte, è il cielo stellato, bellissimo. E le lucciole, come luce intermittente che compare nella notte, a conferma, riconferma, magica e misteriosa delle stelle. La stella come destino si incarna nella lucciola come scintilla, espressione simbolica dell'archetipo. E ritrovo l'immagine in questi altri versi, frammento di una poesia. Le lucciole a sciami tra i pomodori degli orti e gli arbusti dell'argine e poi, oltre il ponte di pietra, dentro e fuori le siepi, passano il filo, ci assediano, rompono l'oscurità, diafane piccole luci, a specchio nel cielo una grande stellata. Jung, in riflessioni teoriche sull'essenza della psiche, a proposito dell'inconscio come coscienza multipla, parla di immagini simboliche dei sogni come stelle, scintille, luminosità di natura psichica. E dice: sono semi di luce diffusi nel caos, scintille anime mundi, scintille di fuoco nell'anima del mondo, in verità della luce della natura. Questa luce è un lumen naturae che illumina la coscienza. E le scintille sono la luminosità
in germe che traspare dalle tenebre dell'inconscio. Ecco, stelle come semi di luce diffusi nel caos. Una suggestione della Genesi, quest'estate sono stata per la prima volta in vita mia in una serena, severa meditazione a Camaldoli, luogo che raccomando, senza chiudersi, è sufficiente stare in un posto dove, cioè, comunque ho visto anche l'eremo e per puro caso, io sono andata per stare da sola, per puro caso sono stata accolta in questo piccolo gruppo che faceva lezioni di ebraico, di scrittura e sintassi ebraica, un corso avanzato. Praticamente io non capivo assolutamente niente, ma ero affascinata e sono stata accolta quando c'era il momento della sintesi, dell'interpretazione. E siccome era la Genesi, una suggestione della Genesi parla della creazione della luce e questa traduzione dell'ebraico dice: la terra era desolata e vuota, una tenebra, un buio, un'oscurità, una tenebra sulla superficie dell'abisso. Lo Spirito di Dio aleggiava nel tempo di continuo sulla superficie delle acque. La ragione per cui ero andata era un disordine, un vuoto, una tenebra, un bisogno mio di ritrovarmi. E però ci vuole questo, tenebra, disordine e vuoto, perché lo Spirito possa aleggiare, in un'altra traduzione, covare la creazione. E poi continua la Genesi e ci porta fra luce e buio, quando Dio disse sia luce e fu luce. Dio vide che la luce era buona. Dio provocò la separazione tra la luce e le tenebre. Dio chiamò la luce giorno, ma le tenebre ha chiamato notte, e fu sera e fu mattino. Ecco, la nostra vita tra semi di luce diffusi nel caos e sguardo delle stelle, e fu sera e fu mattino. Veniamo a un altro sogno, dopo, ancora di una donna, ma poche parole prima per dire il contesto e soprattutto per raccontare in lei quanto dolore e quanta speranza con le parole della Dickinson che stamattina ci sono state fatte vivere, palpitare dal professor Crivelli. Un dolore è più forte in primavera per contrasto alle cose che cantano, non soltanto gli uccelli, ma le menti e i minuti splendori e le brezze. Quando ciò per cui cantano è distrutto, a che serve un'azzurra melodia? Ma la resurrezione ebbe da attendere finché fosse rimossa una pietra. Nel lavoro dell'analisi, nel duro lavoro dell'analisi, nel lavoro del lutto, ci tocca vivere il dolore, il vuoto, la desolazione, quasi lo scherno della vita che torna a vivere in primavera, l'insensatezza dell'azzurra melodia fino al tempo rivoluzionario della resurrezione. Per andare un po' più in là, e i sogni ce lo dicono come traccia dell'esistenza tra la vita e la morte, bisogna accettare l'incomprensibile, che i morti sono tra noi, che il lutto non va rimosso e che è parte della vita. C'è un testo importantissimo che vi suggerisco per quando vorrete, ed è il libro rosso di Jung, e lo ricordano Hillman e Shandasani nelle loro conversazioni pubblicate da poco da Boringhieri col titolo Il lamento dei morti. Hillman era malato e sapeva benissimo quando era fissato il limite della sua vita, e
In queste conversazioni con Shandasani, che ha tradotto e diffuso il libro rosso di Jung, in questo titolo Il lamento dei morti, riprendono una frase di Jung dal libro rosso, al culmine della sua discesa agli inferi, discesa illuminata dai semi di luce diffusi nel caos, ma la frase di Jung è questa: volgiti ai morti, ascoltane il lamento e prenditi amorevolmente cura di loro. Vi dico il sogno. Sono con un gruppo di persone, tra cui i miei figli. Stiamo scappando da un pericolo. Io sono l'ultima della fila. Dietro di me c'è il mio cane. Siamo nel folto di un bosco. Ho paura, molta paura, è molto buio. Ho paura soprattutto perché non vorrei che il cane, spaventato, si perdesse. Improvvisamente succede che il sentiero del bosco si illumina perché la luce delle stelle ci è caduta sopra, come se il cielo si fosse rovesciato e le stelle, o meglio la loro luce, fossero diventate un tappeto luminoso. Per darvi un minimo di contesto, quando Marta si imbatte in questo sogno, sta faticosamente tentando di uscire dal buio di un tradimento, di una storia affettiva che le è cascata addosso. Qualcosa che le ha tolto fiato, speranza di futuro, certezza di una vita buona, consolidata, il tradimento dell'innocenza, che la vita sia una cosa bella e che le persone non possono farti del male. Non è attrezzata, Marta, al negativo. Non lo sa il pianto delle stelle del 10 agosto. Ve lo ricorderete, io lo so, perché tanto di stelle per l'aria tranquilla arde e cade, perché si gran pianto nel concavo cielo sfavilla. E tu cielo, dall'alto dei mondi, sereno, infinito, immortale, od un pianto di stelle lo inondi, quest'atomo opaco del male. Marta scappa, eppure, nella fuga, bada a salvare il piccolo cane, cioè una realtà affettiva, ma anche un simbolo della sua fedeltà all'istinto, quel qualcosa di sé che non può andare perduto. Bisogna salvare la pelle, ritrovare la voglia di mangiare, il sonno, tutta la vita istintuale che si va logorando, lacerata tanto dal tradimento di un uomo, ma dal tradimento della sua fiducia nella vita incrollabile. E spesso, soprattutto alle donne, succede che la catastrofe dell'ideale, il collasso dell'ideale, finisca per rovinare sul corpo con un corteo di somatizzazioni, un disorientamento fisico. Niente più funziona, non ci si può fidare, il corpo si ribella, si rifiuta di andare avanti. Con la solita abitudine animale istintuale a vivere. Perché? La domanda sul perché è senza risposta. Si sta come si può. Mi racconta il libro di Giobbe. Terrore che mi atterra è qui, cosa che mi impaura entra in me, non trovo pace né tregua né riposo. Sono preda del tremito. Eppure è la fedeltà all'innocenza che la salva. Il sogno le preannuncia la svolta della sua esistenza, il che fare per ritrovare il rapporto tra luce di terra e luce di cielo. Sono le stelle a segnare il cammino e sono le stelle a rovescio, la luce stellata sulla terra nera. Secondo me non è nell'accanimento a salvare i rapporti affettivi che si ritrova la strada. È con se stessa che deve trattare la liberazione, con l'istinto e con il pensiero, con la terra e col cielo stellato. E così davvero succede. Trova le parole, trova il modo per comunicare, per trasformare la ferita dell'ingenuità tradita in una forma nuova di innocenza, illuminata dalle stelle del suo inconscio.
Non mi è più capitato di incontrare un sogno così preciso, commovente nella cura, un sogno che era quasi una poesia. Bastava accettare e faceva tutto lui. Come dice Jung, il soggetto è il sogno stesso. E è da sé, dalla cura preziosa di sé, dal buio delle nostre notti, che si fa luce. Come davanti al cielo stellato, nella notte concessa, nel sogno concepito, nel tempo di una lunga gestazione. Perché la solitudine di Stella ci fa sapere l'infanzia un'altra volta, la nostra come l'infanzia dell'umanità, la nostra storia come la storia del mondo, i vivi e i morti fuori e dentro di noi. Ci vuole una lunga gestazione quando nasce la solitudine di Stella, che comprende il nostro essere venuti al mondo come il nostro finire, il cielo a rovescio della terra, del nostro finire, che pure ha una sua luce. Io ora, se mi date ancora qualche minuto, racconto invece il sogno di un uomo, che è questo. Mi trovo tra le mani un libro, lo sfoglio lentamente. La prima pagina mostra una scena di oggi. La seconda, una scena del secolo scorso, e poi via via il Medioevo, le crociate, gli antichi romani, i primitivi del Neolitico, fino alle origini della storia. Richiudo il libro e sulla copertina c'è una costellazione che riproduce il volto di mia madre. Mi sono risuonate, insomma, ho ritrovato le parole di Michelet. Che non è soltanto un grande studioso e narratore, testo fondamentale sulle streghe, ma è un suo testo minore, che è L'amore del 1858, in cui Michelet scrive: È il desiderio di nostra madre, il suo tentativo di generare un bambino divino che ci permette di essere quel poco che siamo, la parte migliore di noi. Che ci mise dentro con quel sogno, e se uno è forte in terra è perché lei lo ha concepito in cielo. Di nuovo, siamo la solitudine di Stella, perché la madre con il suo desiderio porta l'uomo nel mondo. C'è un sogno che ho imparato quest'estate seguendo uno studioso, uno storico, non mi ricordo nemmeno il nome, però viene riportato negli annali della vita di San Colombano, monaco irlandese, fondatore del monastero di Bobbio, dove ho la casa di campagna. Il monaco, dopo, siamo nel 600, 600-630, dopo essere partito dall'Irlanda attorno al VI secolo e avere fondato nel suo viaggiare, nel suo peregrinare, una serie di comunità monastiche in vari luoghi, l'ultimo era San Gallo in Svizzera, prima di vivere gli ultimi anni a Bobbio, sull'Appennino tra Piacenza e la Liguria, il monaco aveva per sé e i suoi fratelli una regola simile a quella di San Benedetto, con cui il monastero attorno all'anno 1000 si gemellerà nel segno ora et labora. San Colombano, Columban in gaelico, nasce sotto un presagio. La madre, incinta di lui, fa un sogno. Un grande sole le nasce dal ventre e lei si rivolge, pur essendo cattolica, a un druido per l'interpretazione, perché erano i druidi che interpretavano i sogni. La profezia del druido, che ai tempi veniva consultato come oniromante, e questo non faceva confusione, pur essendo la madre cattolica, le annuncia che nascerà da lei un sole, una stella luminosa per l'umanità. E allora, come è noto, si credeva che la Terra fosse al centro e fosse il sole a girarle attorno. Ecco, il sogno di quest'uomo che ha la sua origine umana
proprio dalle parti di Bobbio, tra l'altro posso dirlo che è un sogno di mio marito, me l'ha concesso, lo porta a scoprire in sé il mondo, tra il dentro e il fuori, tra l'impegno etico e politico e il linguaggio della poesia. Ed è in questo momento, in cui era il crocicchio degli opposti della sua vita, che il sogno arriva a indicargli nel volto della madre, che è il primo cielo per ciascuno di noi, l'imprinting che racchiude il senso dell'esistenza umana. È la presenza-assenza, è la vita e la morte, è la storia del mondo, le conquiste, gli schiavi, i condottieri, le carestie, la moria dei pesci del fiume, i contadini asserviti al monastero, l'infanzia trasognata, la madre terra che attira e respinge, la fatica di essere gettati nel tempo, lo scontro, la guerra, la pazzia. È l'incarnazione della storia del mondo nella storia del singolo, e viceversa, è il corpo che ricapitola la voce e le parole della vita. Ma soprattutto l'inconscio dice che la storia è il libro, il contenuto da scoprire, lo stupore del mondo mentre lo viviamo e lo rappresentiamo, ma che tutto andrebbe sparpagliato, sciupato, senza un contenitore, una struttura che lega, che tiene assieme. Il senso ultimo è impresso nella copertina, il volto della madre nelle stelle, la costellazione unica e universale assieme dell'unica madre, comunque sia andata, terrena e celeste, è la restituzione alla madre di quel cielo dove, diceva Michelet, lei lo aveva concepito. E questo è un sogno che rimanda al desiderio di essere parte di quella solitudine di stella e mi porta a ritrovare in un frammento del romanzo in versi di Attilio Bertolucci La camera da letto, che io come sempre vi dico e come sempre vi invito assolutamente a leggere. C'è un ricordo nella camera da letto di Bertolucci in cui il poeta ha memoria dell'universo del cielo stellato da bambino a 8 anni. E il racconto di Bertolucci porta al cuore proprio di quella solitudine di stella di cui sono partita, insomma, da cui sono partita in questa trama tra sogni e poesie. Il bambino in lui narra la prima volta della memoria del cielo stellato e il suo interrogarne il mistero, paurosa e inebriante esperienza, la luce impressa per sempre sulle pupille ingenue, e ci porta, con parole di verità, alla prima volta di ciascuno di noi. È questa. Coricato nell'erba, tutti gli altri vicini in pose diverse che rompono la notte e parlano quieti, o sembra a lui che non intende le parole perché ha gli occhi fissi alle stelle la prima volta da che è nato, con capacità di interrogarne il mistero, paurosa, inebriante esperienza, non proibita ai suoi 8 anni già in via, volgendo amaramente l'estate oltre la metà d'avviarsi al loro finire, scaduto il tempo al limite di perdizione che tocca a chi sta sveglio oltre i 12 rintocchi, temeranno troppo ammollite dalla rugiada le sue ossa, ignorando per il buio in cui procedono uniti nel ritorno, l'eccessivo lucore che la contemplazione degli astri ha lasciato sulle pupille ingenue. La solitudine è luogo di incontri con se stessi, non malattia, può esserlo, almeno, non infelicità. E qui riprendo cose che sono state già dette stamani, ma un silenzio che tutto accoglie e va rispettata per l'apertura alla profondità di ciascuno. È tempo del desiderio, la cui radice è desidera, che significa cessare di contemplare le stelle con scopo augurale. Le stelle, il cielo stellato, non sono luogo per giochi scaramantici, ma mistero, come dice Bertolucci.
paurosa, inebriante esperienza già da bambini, anzi proprio da bambini, e da grandi raccolta perché, come dice Rilke, si sappia l'infanzia un'altra volta. Va compresa con rispetto, con dedizione. Finisco con una lezione di vita che la mia bambina piccola, aveva 2 anni, scoperta sveglia dopo il riposo del pomeriggio, aveva saputo darmi. Alla mia domanda, come mai non mi hai chiamato? Perché sei qui? Cosa fai qui da sola? Mi aveva risposto tranquilla, sono qui nel mio lettino con me. Io avevo reagito contenta e inquieta assieme per la sua precoce autonomia, per il suo stare non da sola ma con me, come aveva detto con precise parole, e così sarebbe stato sempre, lei e la sua solitudine di stella. Grazie.